Allora, benvenuti. Facciamo questo incontro, questo video per spiegare come texturizzare in modo semplice uno sculpture Prim usando il PrimStar 2 su Blender 2.6, 1, 2.61, 2.62, oppure con Alba Salgari, il plugin gratuito che gira sotto Blender 2.59. Ok, cominciamo a cancellare il nostro cubo di base. E poi cominciamo ad aggiungere un cilindro. Col cilindro lo guardiamo dal di fronte, quindi 1 è il tastierino numerico. Ci avviciniamo, premiamo 5 per vederlo in ortonormale. Andiamo in edit e proviamo a fargli, insomma, proviamo a editarlo un secondo per fargli assumere un aspetto un po' meno banale. Ah, ricordiamoci di selezionare qua per poter selezionare anche i vertici nascosti. Poi andiamo, selezioniamo la parte centrale, S la allarghiamo un po', A, B, selezioniamo la cima e la chiudiamo, S0, facciamo un po' arrotondato, c'è una sorta di trottola. Selezioniamo S0, allunghiamo e quindi abbiamo una sorta di trottola. Ora, l'idea qua è di aggiungere un materiale in modo tale da avere da questa specie di trottola tutta di un colore, tipo una cosa tipo beige, insomma giallino, e avere magari soltanto alcune parti di un colore diverso, quindi magari soltanto tutto qua lungo questo giro qua rosso e magari anche la parte di questa trottola rossa in fondo. Per fare ciò, dunque andiamo in Object Mode, andiamo in modalità materiale qua e aggiungiamo un primo materiale che diciamo che sia grigio. Questo materiale abbiamo detto lo facciamo un po' una specie di beige qua. Ok, e magari andiamo in Edit Mode, selezioniamo tutto e assegniamo tutto il nostro oggetto al grigio. Noi possiamo anche creare un secondo materiale, quindi facciamo più qua, new, facciamo un secondo materiale che lo faremo rosso, lo facciamo rosso, quindi andiamo più o meno qua, un po' più luminoso, una gradazione del rosso, e poi selezioniamo sempre frontalmente 1, 5, A. Selezioniamo le parti che vogliamo essere rosse, questa, assegniamo rosso e poi selezioniamo anche la punta, assegna e vedete che abbiamo praticamente definito questa trottola con parti in una specie di beige e parte in rosso. Ora, per produrre la texture corrispondente, dobbiamo aprire innanzitutto una finestra dove mettiamo UV Image Editor. Vedete che qui abbiamo la visualizzazione di queste due barre nella UV Map che ci ha prodotto automaticamente per il PrimStar. Comunque noi selezioniamo tutto, vedete abbiamo questo reticolo e su questo reticolo, beh, intanto possiamo vedere se vogliamo facendo Bake Sculpt Map. Ok, vedete che abbiamo la sculpted map. Il bake lo vedete qua, oppure lo potete trovare anche qua sotto object o anche sotto render. Però nella versione che ho io non si trova abbastanza semplicemente qua. Ma questa, diciamo, è l'immagine che poi rappresenta la forma. Invece, se vogliamo fare un'immagine che ci rappresenterà poi il rendering, facciamo new image e facciamo una texture. Togliamo l'alfa. Okay, vedete che la texture l'ho fatta 1024, invece la texture, quella che rappresenta lo sculpted, è 64x64, è molto più piccola. Quindi la rimpiccioliamo. Andiamo ora qui nel render, andiamo in fondo dove dice bake, e qui diciamo il bake mode, diciamo textures, e facciamo il bake di questa struttura. Ecco, vedete che ci ha fatto esattamente, ci ha messo in beige le parti di sopra, le parti, queste
questa parte intermedia, e in questa specie di violetto, non so che colore sia, sono le parti che mi ho indicato. L'unico problema è che ci ha fatto questi triangolini in prossimità dei poli di questa figura. Quindi, prima di andare avanti, vi spiego un piccolo trucco per evitare questi difetti sui poli. Cioè, praticamente è sufficiente andare in Edit Mode, selezioniamo i poli, quindi il polo di sopra, gli diciamo Smooth, deselezioniamo, andiamo sul polo di sotto, polo di sotto, e facciamo lo Smooth anche di questo. Ovviamente quello che poi scaricheremo non è questa figura, ma quella iniziale, ma questo la facciamo solo per produrre la texture giusta. Quindi qui selezioniamo di nuovo tutto e facciamo di nuovo il bake. E vedete che avendo avuto cura di fare questo piccolo mestiere, siamo stati in grado di avere una texture pulita. Questa texture può essere salvata. Ora, se vogliamo fare invece una texture partendo da un'immagine di questo oggetto, dobbiamo creare una seconda UV map. Allora, per creare una UV map aggiuntiva bisogna andare sulla finestra questa, vedete? Quella dove ci sono i puntini della selezione dei vertici. Qui abbiamo la UV map che è quella a griglia principale e dobbiamo crearne una nuova. Quella nuova che creiamo, facciamo più e ci viene una UV map nuova. Questa UV map a questo punto la possiamo leggermente modificare, nel senso che possiamo ad esempio prendere una di queste facce, quindi andiamo in selezione di una di queste facce, vedete che corrisponde a questo, e su questa vogliamo proiettare invece un disegno particolare. Magari invece prendiamo questa faccia qua, va? Su questa faccia vogliamo proiettare un disegno in particolare e vogliamo generare quindi la texture corrispondente. Allora, per fare ciò dobbiamo fare in modo tale che noi innanzitutto avere il disegno, quindi facciamo magari una image, open image, e andiamo e ci prendiamo ad esempio, dunque, prendiamo un'immaginina, per esempio questa, prendiamo una a caso questa. Allora, vedete che questa faccia viene proiettata con questo contenuto, la faccia è troppo piccola. Quindi dobbiamo cercare di fare in modo tale che questa faccia si ampli a comprendere tutta la figura e tutte le altre facce invece le rimpiccioleremo e le nasconderemo in un punto che non ci disturba. Per fare ciò, quindi dobbiamo andare qua e fare select, facciamo la inverse della selezione, quindi selezioniamo tutte le facce meno quella, andiamo qua sulla destra, facciamo A. S per rimpicciolire tutte queste facce e poi G e la spostiamo tutte queste facce in un punto che ci dia con un colore neutro. Poi andiamo di nuovo in Select, facciamo l'inverso della selezione, quindi abbiamo la nostra faccina che è questa, la selezioniamo qua a destra con L o A, L seleziona tutta la zona contigua e poi la mettiamo verso il centro qua. E poi la scaliamo S in modo tale che raccolga questa immagine. E poi con G, insomma, ce la muoviamo un po' in modo tale che SY, SX, insomma, ce la giriamo in modo tale che abbia qualcosa di affidabile. Perfetto. Allora, a questo punto abbiamo fatto una UV map che è questa. Se selezioniamo tutto, vediamo che la UV map è composta dalla faccia questa più tutte le altre facce che sono mappate invece là. Quindi, per vedere quello che abbiamo fatto sul nostro disegno, abbiamo varie tecniche. Una tecnica è quella di andare su Display e di dire di vedere il texture solid. Ok, perfetto. Vedete che vediamo, in realtà vediamo solo la prima materiale. Comunque, vedete che almeno uno dei materiali ci presenta il logo nella posizione in cui l'abbiamo messo. Per fare in modo tale che questa cosa venga poi effettivamente visualizzata e generata nella texture, occorre
generare la texture corrispondente su questo materiale beige, che è il primo. Quindi noi andiamo sui materiali del grigio, andiamo sulle texture e qui aggiungiamo la nostra texture. La texture aggiunta sarà di tipo image e gli diremo di prendere la piramide, che è questa qua, e dobbiamo però associare questa immagine che abbiamo fatto dicendo che, allora eccolo dunque, dove troviamo mapping? Allora il mapping qua deve essere associato a una UV map, e la UV map associata è quella della UV map, che è la seconda UV map che abbiamo costruito. Facendo così, se abbiamo fatto le cose in maniera corretta, facendo F12 si dovrebbe più o meno, adesso qui non si vede perché la luce è messa dall'alto, si vede poco, però noi possiamo prendere il nostro oggetto, vederlo un po', prendere la luce, prendiamo la luce, abbassiamo, magari la luce la facciamo di una tipologia EMI, in modo tale che illumini in maniera un pochino più omogenea. E poi la disponiamo con varie rotazioni, quindi questo dell'1, il 3 e il 7 lo illumina più o meno, e la telecamera, che è questa, magari la spostiamo un po' nella direzione in cui stiamo osservando, la ruotiamo, ok, proviamo a fare F12. Di qua non c'è. Ah, ecco perché dobbiamo prenderla in realtà dall'altra parte, quindi prendiamo la luce. Ah, questa cosa serve solo per poter più o meno capire come verrebbe, ma non è obbligatorio per fare la texture, quindi notiamo, giusto per darci un po' di gratificazione mentre progettiamo. Ok, prendiamo questa nostra telecamera qua. Cerchiamo di vederla dalla stessa direzione dove c'è la luce. Proviamo a fare F12. Ah, ecco perché è troppo alta. La abbassiamo qua. Eccola qua. Vedete che più o meno si capisce cosa si vuole ottenere. Nel senso che si vede la nostra trottola con il logo praticamente nella posizione in cui l'abbiamo messa. Ma per avere la sculpted map è sempre quella originale. Per avere la texture dove c'è questo oggetto nella posizione giusta, dobbiamo fare invece un piccolo trucco. Allora, il piccolo trucco consiste nel andare nella nostra immagine. Dunque, clicchiamo il nostro oggetto, andiamo in edit mode. E poi andiamo nella selezione questa. E poi, avendo selezionato lo sculpti, questo, vedete che qui abbiamo ancora quello vecchio. Quello vecchio che è stato fatto in questo modo, gli diciamo che su questo sculpti invece proiettiamo usando la UV map. Quindi usiamo la macchina fotografica, quindi quello che farà rendere quello, ma selezioniamo in realtà, vedete che la barra blu è sopra dove c'è lo sculpti. Quindi praticamente misceliamo la fotografia usando la UV map sulla UV map originale dello sculpti, quindi crea praticamente una deformazione che è poi quella che serve in Second Life. Ora, se tutto è andato bene, andando nel render di questo oggetto e facendo il baking, ecco, vedete, abbiamo ottenuto che ci sono le barre che ci avevamo anche prima, e in più lungo una di queste barre è comparso praticamente la proiezione del nostro oggetto. Ora, se questa trottola la salvassimo, quindi facciamo image e poi facciamo save as image e ce la salviamo sotto C, la chiamiamo questa qui, è la trottola texture.png, e poi andiamo invece sul cilindro, questa immagine qua,
che era... Dunque, questo cilindro qua però vedete che adesso è leggermente difettato perché, perché avevamo messo i punti smuttati per poter fare la texture. Magari, dunque, aspettate, togliamo la modalità texture, eccola, andiamo in edit, riclicchiamo sui punti che abbiamo smuttati. Questi qua, prendo in selezione, ah no, perché sono le facce quelle, no, i punti sono questi, quindi B, questi, facciamo S0 per rimetterli uniti, A, B, S0 li rimettiamo a punta come erano in origine, ok, abbiamo la nostra figura originale. Qui rifacciamo, rigeneriamo Bake Sculpt Map, eccolo qua, salviamo la trottola Sculpted, Save as Image, trottola Sculpted.png va anche bene. Ok. Allora adesso poi questa cosa qua la possiamo inserire in Second Life. Ok, eccoci in Second Life. Eccomi è arrivato. Proviamo a fare l'upload delle texture. Quindi andiamo sotto dove abbiamo scaricato. Abbiamo due trottola sculpted. La uploadiamo. Lossless, trottola sculpted, upload. E poi facciamo CTRL-U, trottola texture, open. Vedete che abbiamo le barre viola e il simboletto upload. Perfetto. Ora, se tutto è andato bene, abbiamo le due immagini. Questa è la texture e questa è la sculpted. Bene, ora creiamo, facciamo create e creiamo un cubo. Questo cubo, dov'è finito? Eccolo qua. L'oggetto lo mettiamo di tipo sculpted. Qua invece di questa sculpted texture gli mettiamo questa. Quindi vedete che abbiamo assunto più o meno la forma della trottola. E poi come texture ci mettiamo, aspettate, ci infiliamo questa texture che abbiamo prodotta. Ok, chiudiamo un attimo e vediamo cosa abbiamo prodotto. E vedete che abbiamo, eccola qua, la nostra trottola, dove vedete che abbiamo messo con esattezza il logo, questo è il logo e il colore nella posizione giusta. Qui volendo si possono aggiungere anche altre cosette del tipo features, no, dov'è? Texture, gli mettiamo un pochino di shininess in modo tale che sia un pochino brillante e questa con uno scriptino che la fa ruotare diventa una trottola caruccia. Quindi io spero che con questo di avervi spiegato come si può fare a texturizzare dei colori e delle immagini per mettere le immagini in una posizione prefissata del vostro Sculpted Prime. Arrivederci.